È il momento delle donne. Prima di proseguire con il video e capire il perché, ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Non è una novità che ci siano tante donne DJ in giro, però in questo particolare momento storico, secondo me, è il loro tempo, perché sono sempre di più le line-up al femminile, sono sempre più le ospiti che girano il mondo, sono sempre più le artiste donne in console e soprattutto sono sempre di più le ragazze anche nei piccoli contesti che troviamo alla nostra portata in giro che sanno farsi valere dietro ai piatti o dietro ai deck. È un momento particolare per le DJ ed è un'onda che è bene in qualche modo cavalcare. Se ripercorriamo un po' la storia della nostra professione, inizialmente c'erano poche artiste valide, non so, ai tempi di Ellen Allen, Monica Kruse, Tania Volcano, Miss Kittin, eccetera, ovviamente nei vari generi. E soprattutto erano poche le artiste di punta nel panorama sia mondiale che nazionale. Adesso invece sono sempre di più e sempre più presenti. Ci sono tanti ragazzi che storgono il naso perché in fondo sembra in qualche modo che la bella presenza possa far dal controaltare a magari una mancanza di tecnica o di talento. È un discorso che non mi va di riprendere con termini un po' maschilisti, perché fondamentalmente il nostro ambiente lo è sempre stato, nonostante una qualche apertura mentale in più rispetto sicuramente all'ambiente delle discoteche pure o di altri contesti nel quale la donna è vista sempre e solo come un oggetto. Nel selezionare musica prima e nel suonare poi c'è una certa parità e anche quella in qualche modo la importiamo dai contesti dove non c'è assolutamente nessun tipo di differenza o di corsia preferenziale tra l'essere uomo ed essere donna. Nel corso di questi anni, come dire, l'evoluzione c'è stata e soprattutto quello, il motivo principale per cui mi preme fare questo video è che la situazione si è cristallizzata in qualche modo. Le donne, finalmente, mi sento di poter dire, non sono più una novità, non sono più un'eccezione, ma sono una realtà solida, sempre più presente e sempre più in percentuale maggiore. E questo è sicuramente un bene per tutti noi, indipendentemente dai generi, dagli stili e anche dalle capacità delle singole persone. Ci sarà sempre l'influencer dietro la console, e questo è vero per entrambi i sessi. Ci sarà sempre l'influencer che ha capacità o meno, semplicemente anche nel mondo proprio degli influencer reali, c'è chi ha qualcosa da dire e chi no. E quindi questo è un aspetto che comunque ha ben poco a che vedere con le qualità artistiche e comunque sia cambia le carte in tavola. Quello che possiamo dire a distanza di anni è che chi non ha niente da dire dal punto di vista artistico-musicale dura poco, può essere il fenomeno di qualche stagione, può aver azzeccato un disco, però fondamentalmente sparisce dopo poco. Invece il fatto che ci siano tante donne sulla scena europea e mondiale da molti anni, sempre più presente, è in qualche modo la conferma che di capacità ne hanno e come. E quindi cerchiamo di spogliarci dall'idea, c'è una donna in console. Ecco, sarebbe anche l'ora che non fosse più una notizia. Sarebbe anche l'ora che video come questi potessero non esistere più. Un'altra volta mi auguro che questo video invecchi velocemente e che non sia più qualcosa di cui parlare. Dal mio punto di vista è curioso il fatto che per quanto riguarda le ragazze c'è sicuramente un percorso diverso, perché le trovi che inizialmente fanno un po' fatica come tutti quando iniziano
nel giro di pochissimo tempo sono dei nomi affermati e sempre più richiesti. Noi che abbiamo un canale YouTube dove facciamo DJ set, ci troviamo nella condizione difficile di trovare delle ragazze interessanti che poi in tempi estremamente rapidi si trovano ad essere inavvicinabili, perché ormai sono diventati dei nomi così richiesti che non possono più star dietro ad un piccolo canale. E questo è comunque un dato di fatto, perché per le ragazze, per certe ragazze, riescono ad affermarsi in tempi piuttosto rapidi e fanno bene a giocarsi tutte le loro carte. Di contro, e questo è ancora un dato in qualche modo negativo, sono poche quelle che fanno musica, che fanno le producer, che hanno etichette discografiche e che si espongono, diciamo così, negli studi o comunque dietro ad un software o dietro agli strumenti. Questo è ancora, e questo lo dicono i dati, riporta anche un articolo in descrizione, in quell'ambiente, in quell'ambito sono ancora una netta minoranza, e l'ambiente è ancora purtroppo abbastanza maschilista. Sono poche le ingegneri del suono, sono poche quelle a cui si affidano i grandi nomi per fare un disco, e sono poche quelle che riescono concretamente a vincere qualche Grammy, vincere qualche disco di platino, quindi ad avere risultati concreti nell'ambito della produzione musicale. Ce ne sono presenti anche qui su YouTube, però la percentuale è nettamente inferiore. Quindi il mio augurio è che presto si vadano ad allineare queste percentuali, perché sempre più donne si interessano anche all'aspetto tecnico della creazione di musica. Mi auguro che vadano a sparire gli annunci cerco DJ donna, perché in certe agenzie, soprattutto che lavorano in certi ambienti, e penso per esempio a dove stanno facendo adesso il mondiale di calcio, ecco lì se cercano una DJ donna non è per le qualità musicali, e purtroppo continuano ad arrivare queste richieste per chi è presente in questo ambiente, e purtroppo ci sono ancora dei contesti assolutamente deleteri dal punto di vista artistico, e mi auguro che vadano ben presto a sparire, anche perché dal momento in cui ci saranno sempre di più tante donne per le console, per le line-up, per i festival, sarà sempre di più difficile affermarsi solo per il fatto di essere donna. Ecco, mi sembra di aver tratteggiato quella che è la situazione attuale. Soprattutto fammi sapere cosa ne pensi, senza stare a fare giudizi, ah lei è brava, lei no, lei è bella e basta. Insomma, questi sono discorsi che vorrei che non attraversassero i video di questo canale, e posso anche ritenermi soddisfatto della qualità del dibattito nella community, quindi... Però fammi sapere cosa ne pensi e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.